Pala romana, maraveglia oppure maraveglia più pizza explosive. Andiamo, dai! Farina maraveglia, 390 g di farina, 295 ml di acqua. Oh, l'acqua è uguale, eh? Non è che dopo mi dite quelle di più, sono le brocche diverse, eh? Mi raccomando. Allora, in uno andremo ad aggiungere il 2%, mi sono trovato bene col 2%, continuerò col 2%. 2% di pizza explosive dentro alla farina. E procediamo ad andare a fare un'autolisi. Andiamo. Faccio per prima l'impasto con pizza explosive. Quindi vado a mettere tutta la farina dentro all'impastatrice. Voi potete usare qualsiasi tipo di impastatrice, potete impastare anche a mano. Andate a vedere gli altri video, ho già dimostrato che l'impastatrice fa, ma semplifica solo il lavoro. Se ci sapete fare, potete fare anche gli impasti a mano o con planetaria, dai. Mettiamo tutta l'acqua, utilizzerò sempre la stessa ciotola così non creiamo confusione. Dopo questa la andrò a coprire. Mettiamo il nostro pizza explosive al 2%, il produttore consiglia l'1%, ma io mi sono trovato bene col 2%, continuerò col 2%. Dopodiché vado a mettere i miei 295 ml di acqua. Si è anche sbandata l'impastatrice. Andiamo a impastare, semplicemente acqua e farina. Ecco raga, io non vado mica a impastare proprio completamente, no, faccio solo quando si compatta un po' la farina, quando si assorbe l'acqua, e andrò a fare un'autolisi di un'ora, cioè la prenderò così per com'è, la andrò a mettere in un recipiente e la andrò a coprire. Mi raccomando, non fatevi pestare da mia moglie come è successo a me, che sta sporcando dappertutto, ogni volta che fai qualcosa sporchi dappertutto. Questi sono i rischi del mestiere. Adesso vado a pulire l'impastatrice per non compromettere il prossimo impasto, per non inquinarlo, diciamo, con il coadiuvante. Adesso andiamo a fare l'altra autolisi. Ovviamente potevo farlo anche prima, così mi evitavo di ripulire l'impastatrice due volte. Con l'altro impasto normale, solo con farina maraveglia, faccio la stessa cosa. Dopo un'ora l'autolisi è pronta per quello che dobbiamo fare noi e andiamo ad aggiungere gli altri ingredienti. Io sto mettendo 5 g di lievito secco, 20 g di olio e 12 di sale. Vado ad aggiungere tutto il lievito e faccio partire l'impastatrice. Vado ad aggiungere il sale. Dopo vado ad aggiungere l'olio, poco alla volta, mi raccomando. Eccolo, guardate che bello. Lo mettiamo in un contenitore ermetico e aspettiamo fino al raddoppio, circa 2-3 ore. Vado a prendere l'impasto con l'aggiunta di pizza explosive e faccio lo stesso procedimento. Quindi, di nuovo, lievito, una bella impastata, sale, olio. Eccoli qua gli impasti. Adesso li facciamo riposare per circa 2 ore/3, vediamo fino a quando raddoppiano e dopo andiamo a infornare. Ecco, nel mio caso ci ho messo 1 ora e mezza per lievitare. Vado a fare le porzionature con la farina normale. Per non far appiccicare l'impasto alle mani, basta ungersi con un po' di olio. Andiamo a fare delle pieghe così, leggere, ok? Non dobbiamo insistere. Eccole qua. Facciamo la stessa cosa con l'impasto con pizza explosive aggiunto. Ecco, abbiamo fatto le nostre porzionature con pizza explosive e le due normali. Siamo pronti per andare a infornare, vedete? È più che raddoppiato, perfetto. Ho impostato il forno 250 cielo 300 platea e sto usando la pietra Fiesoli Arte.
Alexa, accendi il forno. Vado a infornare per prima la farina maraveglia senza pizza explosive. Prendiamo il nostro contenitore, lo capovolgiamo e cospargiamo di semola tutto il panetto. Iniziamo a stendere dai bordi verso l'interno, come vedete nel video. In questo modo i gas rimarranno intrappolati all'interno. Facciamo la stessa identica cosa dall'altro lato. In questo passaggio è importante non stressare troppo l'impasto. Facciamo anche 3 o 4 fori al centro. Con un movimento deciso la mettiamo sopra la pala. È curioso, mettiamo la pala sopra la pala. Cospargiamo con un filo d'olio. Io sto usando uno spruzzino per comodità. Se vi interessa lo trovate nella mia lista Amazon. Quando il forno è già a temperatura, vado a infornare. Il tempo di infornata è variabile, circa 5, massimo 6 minuti. Quando è pronta, la possiamo anche fare raffreddare e mangiare successivamente con un rigenero. Oh, raga, è gonfiata fuori misura. Raga, guardate com'è gonfiata. La facciamo raffreddare un po' e dopo la tagliamo. Questa qui è del solo Maraveia. Vado a fare quella con pizza explosive. Velocizzo perché sennò facciamo notte. Pala romana con maraveglia più pizza explosive. Ecco qua. Questo è il confronto. Pala romana con pizza explosive e farina maraveglia. Pala romana solo con farina maraveglia. Aspettiamo un attimo, adesso andiamo a fare un taglio, vediamo come si è sviluppata l'alveolatura di entrambe le pale, le simil pale romane. Faccio il taglio della farina maraveglia al 100% senza nessuna aggiunta. Andiamo a vedere che cosa andiamo a trovare. Pala romana con maraveglia più pizza explosive. Andiamo a vedere che cosa è venuto fuori. Non ho capito se l'impasto è stato gestito bene, quindi non c'era niente da migliorare, oppure la maraveglia è talmente buona che il miglioratore non serve. Boh. Saprei distinguere la differenza. Maraveglia più pizza explosive. Maraveglia senza pizza explosive. Quindi cosa è successo? Ricapitolando, è uguale. Io non ci trovo differenze. Però un attimo, dobbiamo andare a provare la maraveglia e pizza explosive con una bella pizza tonda. Seguimi se vuoi scoprirlo, dai.